Attendo come sempre qualche minuto in attesa che tutti si possano collegare. Ciao Giampaolo, vedo con piacere che ti sei connesso. Saluto tutti quelli che si stanno collegando. Fa molto piacere vedere che già qualcuno si è connesso. Aspetti i consueti un paio di minuti, diciamo, per permettere a tutti di collegarsi. E buonasera a tutti. E volevo approfittarne per ringraziare Silvia Cicic perché mi ha confermato che, e mi ha detto cose che non sapevo, Nicola Maria Calace, che abbiamo visto in quella rivista napoletana, e dovrebbe effettivamente essere il fratello di Calace, Calace Raffaele, liutaio compositore, e pare poi andato emigrato in America. Quindi grazie dell'informazione, è importante, così riusciamo a raccogliere se avete anche altre curiosità. Io vi ricordo che se avete delle domande, come è stato l'altra volta, c'è una possibilità di inviare una domanda cliccando qua sotto in basso, credo, c'è una specie di fumettino con il quale si può intervenire in diretta. Oggi proseguiamo il viaggio, non solo nelle pubblicazioni periodiche del mandolino, ma ampliamo un attimo lo spettro, vediamo che cosa effettivamente ha a che fare con il mondo del mandolino, oltre alle riviste dedicate. Partiremo da lì, faremo un viaggio attraverso, ciao Alessandro, attraverso le altre pubblicazioni che includono le pubblicazioni per mandolino. Attraverseremo anche dei quotidiani veri e propri, vedremo la connessione tra manoscritti e musica stampa, cosa importante che si può vedere solo se uno effettivamente ha qualche documento tra le mani, guarderemo qualche manoscritto che fortunatamente possiedo e arriveremo anche con delle pubblicazioni relativamente recenti, parliamo degli anni 80, molto curiose delle cartoline che rifanno un po' il verso a quella cartolina che avevamo visto. A questo proposito, volevo ricordare che Di Primo Silvestri, di cui si è parlato la volta scorsa, compositore e musicista modenese, esiste una cartolina bellissima della canzone, Canzone d'amore si chiama proprio, sua composizione, che magari pubblicherò da qualche parte perché ne ho una riproduzione telematica, non ce l'ho fisicamente purtroppo, anche se la desidero tantissimo, ma sinceramente non saprei come cercarla. Una bellissima cartolina con un ciclamino in primo piano e poi c'è la canzone d'amore solamente la melodia ed era una cartolina che si poteva inviare dalle zone di Modena e Bologna a livello turistico, a livello di pensiero anche. E per cui insomma se qualcuno ne avesse una copia e volesse farmene uno scanner molto bene, ma non credo che nessuno l'abbia, io comunque ne ho una copia che penso pubblicò il famoso Takashi Ishimura di cui vi parlavo la volta scorsa. Direi che posso iniziare. Allora, porto qui davanti a me un po' del materiale che vedremo questa sera, ce n'è tantissimo, per cui magari farò dei tagli e continuerò poi la prossima settimana. Eravamo arrivati a vedere il mandolinista. Intanto saluto anche Andrea. Eravamo arrivati a vedere il mandolinista rivista di Torino. Ho qui davanti l'unico esemplare che possiedo di Serate mandolinistiche, anche questa molto bella come frontespizio, editori Guglielmo Zanibon di Padova, quindi siamo in zona veneta, stupenda, so che lo vedete ribaltato, ma l'immagine funziona lo stesso e un po' l'impostazione funziona comunque, poi su YouTube riesco a ribaltare il video. Vedete anche qui, ambiente veneto, padovano, c'è sempre questa immagine della vogata,
con i mandolini, serenata sopra la barchetta. Cosa interessante, qui non vengono quasi mai pubblicate musiche originali. Questo significa, e ci dice, ciao Giulia, che il repertorio del mandolino, come naturalmente ovvio e molti di voi sanno già, si fonda non solo su composizioni originali, ma anche una gran parte di musica basata sulle trascrizioni, non solo di opera, anche se naturalmente, ciao Sara, se naturalmente è una parte di repertorio importante, ma anche di pezzi celebri. Questo è interessante perché naturalmente reca qui davanti un catalogo tematico. Questa non è una rivista periodica, ma è una collezione di musiche che venivano pubblicate. Non è segnato il titolo, si segnava, questo è importante saperlo, sottolineando il numero di cui si faceva la pubblicazione all'interno, però ci dà un catalogo di opere pubblicate. Ve le dico per farvi capire un po' che cosa si suonava oltre al repertorio musicale originale all'inizio del Novecento. Naturalmente i grandi classici, il Bacio di Arditi, che è un valzer molto famoso con anche le parole, un po' una musica da Capodanno. Poi ad esempio il Minuetto di Boccherini, La Leggenda Valacca di Gaetano Braga, Ave Maria e Serenata di Gounod, un largo da Handel, probabilmente dal Serse, e Le onde del Danubio, Walzer di Ivanovici, Canto di primavera di Mendelssohn, Fröhliche Stimme, e La Serenata Walzer di Mettra, eccetera, eccetera, pezzi di Schubert, Paganini, Schumann, Strauss, i grandi classici, insomma, rivista dei primi del Novecento. E poi probabilmente ristampata addirittura più tardi, ce ne sono questa ad esempio del 70, e quindi siamo alla fine, e ce lo segnala anche il fatto che qui abbiamo la mazurka di Migliavacca, celebre mazurka, però ce ne sono anche delle versioni un pochino più antecedenti agli anni 70 di questa rivista, varie raccolte, insomma. Mandolino, chitarra e mandolino secondo ad libitum. Questo è l'unico esemplare che possiedo ed è abbastanza tardo, ma per capire che poi la proiezione delle trascrizioni è alla lunga. Vediamo ad esempio un'altra pubblicazione edita da Ricordi. Questo è uno dei classici che si trovano anche per la musica pianistica. E siamo sempre in questi frontespizi Art Nouveau, bellissimi. Sei trascrizioni per mandolino solo di Kailus, che sinceramente non so chi sia. Qua abbiamo, come nel caso precedente, questa è molto precedente, come rivista non c'è scritto, ma si capisce dall'impaginazione. Stavo guardando se riuscivo a capire questa piccola firmetta che c'era sopra. Pare che ci sia scritto Amelia alle amiche in segno d'affetto, praticamente questo è stato un regalo alle amiche. Ed è il celebre valzer, vedete anche qui il frontespizio è uguale per tutti, poi si sottolinea la musica contenuta. È un frontespizio dove è segnato il valzer dal Faust di Gounod. Riduzione per mandolino solo, cioè una trascrizione banale con solamente la musica della prima parte, la parte che sarebbe del primo violino in orchestra. E c'è tutta la parte del valzer celebrissimo, celeberrimo dal Faust. Ancora più interessante, però, è come sempre dietro vedere il catalogo tematico che ci rende un po' conto, ci fa rendere conto della musica che veniva suonata all'epoca. E qua abbiamo tantissimi brani conosciuti, altri molti, molto conosciuti, tra cui i pezzi di Ernesto Beccucci, Costantino Bertucci, Una fantasia sulla Traviata, celebre mandolinista anche lui, Boccherini, anche qua grandissimi classici. Poi abbiamo mandolino e pianoforte, non dimentichiamoci che il mandolino ha una sua dignità, anche accompagnato con il pianoforte, tantissimi brani. In particolare qua diversi autori, trascrizioni dei classici, Acton con diversi suoi brani e Alassio, e poi due mandolini e pianoforte, con anche qui una selezione di brani
enorme. E questo ve lo faccio vedere anche se appartiene un po' alla stampa di confine, borderline con la stampa estera, ma è stampato in Italia e poi venduto a Como in questo caso. Lo vedete qui nel timbro, lo so che lo vedete al contrario, questo è venduto a Como. Bellino anche questo frontespizio, segno dei tempi. Una berceuse per mandolino solo, di quell'Acton di cui si dava traccia in questo catalogo tematico. E naturalmente mandolino e pianoforte. Questa è una di un compositore francese, probabilmente, Charles, credo, CH. E mandolino e pianoforte, però è stampato in Italia, quindi ci conferma anche la circolazione di questi brani. Proprietà di Ricordi, una berceuse, una ninna nanna, mandolin con accompagnamento di pianoforte. E vedremo che questa, nelle stampe in particolare francesi, che vi farò vedere la prossima settimana, ha un sacco di repertorio. Dietro ci sono anche qui cataloghi di Charles Acton, ecco, mi conferma il Charles, il catalogo con tutte le musiche che venivano edite dalla collana. Avevamo visto l'altra volta musica del tempo della guerra. Vi faccio vedere questa pubblicazione, anche se non è citato il mandolino, ma è edito da Pietro Messori Modena. Venduto dall'editore Pietro Messori a Modena, e anche se è stampato a Firenze, ma è lo stesso timbro che recava un'altra rivista perché è trovato nello stesso faldone. È una canzone anche questa patriottica, poi si vede dal frontespizio, Serenata degli Arditi, con canto e pianoforte. Naturalmente, quando si parla di canto e pianoforte, bisogna pensare che questa musica poteva essere tranquillamente suonata anche con mandolino e pianoforte. Altro frontespizio molto bello. Questi purtroppo non hanno delle date certe, per cui dovrei trovare il tempo di fare una ricerca per ognuna di queste delle pubblicazioni. Sarebbe una follia. Purtroppo anche nei timbri che ci sono a secco, che voi non potete vedere, non sono datati. Questa è una venduta in una editoria di Novara, anche questa è stampa borderline italiano-estera, viennese Le Sirene del Ballo di Franz Lehár, stupenda questa copertina, un po' klimtiana, secessione viennese, ed è il celebre valzer della Vedova Allegra, come nel caso precedente non è dato accompagnamento in questo caso, ma è dato il mandolino solo, cioè la riduzione delle sole linee essenziali melodiche in due pagine, sapete che è un valzer abbastanza lungo, quello dalla Vedova Allegra, di tutto il valzer, solo le linee principali. Ma attenzione, non illudiamoci del fatto che questa musica circolasse solo e soltanto per mandolino solo. Infatti qua ci danno indicazioni che poteva essere acquistata anche la parte per pianoforte. E questo è fondamentale per non appunto illuderci che queste musiche fossero fatte solo e soltanto per. Sotto vediamo mandolino solo, ma anche mandolino e chitarra. Cioè significa che, attenzione perché questo è un particolare importante, mandolino e chitarra, mandolino solo e pianoforte, che sono complementari di per sé, nel senso che il mandolino e chitarra coprirebbero grosso modo quello che farebbe il pianoforte solo. Il pianoforte solo può essere autonomo, il mandolino solo difficilmente, ma può essere studiato. Ma significa che queste combinazioni erano al pari, cioè come c'era mercato per pianoforte solo, che per noi è per antonomasia lo strumento che si tiene in casa, evidentemente, no? C'era anche mercato per mandolino e chitarra di queste trascrizioni. E qua dietro fanno vedere che possiamo comprare un sacco di trascrizioni di Franz Lehár. Vediamo ancora qualcosa di questo tipo per pura curiosità. Anche qui abbiamo una canzonetta. Che vi faccio vedere per curiosità, Ernesto De Curtis, siamo più tardi.
ma solo per pura curiosità, e andiamo a farvi vedere questo acquisto interessante che ho fatto un po' di tempo fa, che trovo molto affascinante, che è una testimonianza di utilizzo di questa musica. Intanto bellissima anche qua, simile come stile a quelle trascrizioni che abbiamo visto prima, in ambito francese, con una bellissima immagine a stampa che ricorda qualcosa di quello che viene poi suonato nella musica. Qui c'è una gentilissima signorina con il mandolino in mano che non ci guarda neanche in faccia mentre suona. Quattro pensieri per violino o mandolino con accompagnamento di pianoforte, importantissima. I mandolinisti lo sanno, questa compenetrazione tra repertorio violinistico e mandolinistico, stessa accordatura, tecnica diversa, ma tutto sommato possibilità vicinissime, in particolare per quanto riguarda la voce del canto poi accompagnato. Abbiamo di fatto quattro pensieri che sono qui poi raffigurati in piccolo come una specie di album e ci danno il titolo Meditazione notturna a lei, idillio. Momento triste e t'ho visto piangere. In questo caso, di questi quattro, è il quarto, t'ho visto piangere, segnato come vi ho fatto vedere prima con un pezzettino di riga matita sotto il numero dell'edizione. Allora, perché bellissima questa edizione? Allora, pagina 1, parte per mandolino o violino, parte staccata in questo caso, se la teneva il mandolinista o il violinista. Parte numero 2. Parte del mandolino violino e parte del pianoforte. Naturalmente più ampia, quindi con la guida. Tipicamente la parte del pianoforte è scritta in grande, caratteri giusti, la parte di guida è in caratteri più piccoli. Cosa ci ho trovato dentro? Che rende conto, perché questi sono i ritrovamenti fortuiti che fanno progredire un attimo il pensiero della ricerca anche filologica. Ci ho trovato dentro questo, un foglio di carta, tra l'altro bellissima, carte così non ne fanno più, cioè sembra di toccare della stoffa meravigliosa, con le righe fatte con il pennino. Allora, vi leggo cosa c'è scritto sopra. Di Carignani, che è il compositore di questa, Carlo Carignani, compositore di T'ho visto piangere, pensiero, triste pensiero. Per mandolino e chitarra, questa volta, riduzione di soldatini a non sappiamo chi. Per cui qualcuno qui si è preso la briga di trascrivere, o meglio, di ridurre, di riadattare, di riarrangiare la parte per pianoforte per chitarra. Per cui qui abbiamo esattamente il compendio di quello che non ci sa, di quello che in altre riviste era possibile. Qui non c'era scritto che potevo comprare anche la parte di chitarra, non c'era. Ma evidentemente le persone che suonavano, suonavano il mandolino e la chitarra, ad esempio, o il violino e la chitarra. Quindi qui c'è traccia del fatto, traccia reale, questo è un manoscritto, del fatto che chi ha comprato questa aveva bisogno di una riduzione per chitarra e se l'è fatta, semplicemente. Come potremmo fare noi oggi? Questo significa quindi che quando noi facciamo operazioni di questo tipo, che pensiamo di snaturare la musica, pensiamoci bene perché in realtà non è vero, è una cosa che tutto sommato si è sempre fatta. Per cui molto interessante questo documento nella sua povertà storica. Poi ho tenuto qui un sacco di roba da farvi vedere, spero di non annoiarvi, ma vengono fuori cose interessanti. Una edizione, anche questa di Forlivesi, di Vincenzo Billi, che i mandolinisti sanno ha ridotto e trascritto tantissima musica. Questo però è un pezzo per pianoforte. Lui, come Ernesto Beccucci, pubblicava tantissima musica, era molto conosciuto anche nell'ambiente per banda, ma naturalmente la musica è anche quella per solamente pianoforte. Qui abbiamo un altro frontespizio di una canzone, ma dopo di questo ne parleremo. Bellissime illustrazioni, ma sono tutte più tarde. E qua abbiamo ancora una polca per pianoforte, ma questo non ci interessa. Però guardate solo la cura
questa è una polca, quindi fa riferimento un pochino al mondo, no? Trentino, della montagna. Guardate la cura dell'illustrazione, sia nel fronte che nel retro. Stupendo. L'altra volta avevo fatto vedere delle riviste di aria napoletana e qui ne abbiamo un'altra della scena molto interessante che è dello stesso tipo di cui vi avevo parlato l'altra volta. Qui però non emerge nulla per mandolino. Diciamo che quella che avevo fatto vedere con il pezzo abbiamo scoperto fratello di Calace. Un'altra storia, qui non è dato un pezzo per mandolino, sono tutte per canto e pianoforte, comunque un documento anche questo interessante. Passiamo, visto che abbiamo fatto lo step sui manoscritti, a vedere qualche cosa. Ora, alcune cose interessanti. In un faldone di musica di epoca fascista centrale, sicuramente centrale, ho trovato, adesso vi faccio vedere qualcosa, ma non ne parlerò perché è una quantità di materiale enorme, cioè vi faccio vedere la mole di spartiti, ok? Ve ne faccio vedere qualcuna giusto per capire di che cosa si sta parlando. Stiamo parlando di musiche di uso scritte malissimo, anche queste per la commedia napoletana, canzoncine, quando si parla di canzone napoletana. Ciao Ilaria. Celebri composizioni per pianoforte. Questa era sicuramente una pianista che possedeva queste musiche, perché è una raccolta infinita di musiche per pianoforte. Sia riviste che pubblicazioni. Guardate qui ad esempio l'Ernesto Beccucci anche per mandolino che ritorna con questa bellissima grafica Art Nouveau. E poi abbiamo tantissime musiche degli anni 30 che sono belle, questa è musica di consumo. Foxtrot, l'America stava già arrivando. Saluto anche Cinzia. Sono bellissime perché hanno ognuna una grafica diversa. E ci sono immagini straordinarie, ve ne faccio vedere qualcuna come esempio. Questa è impaginazione piuttosto classica, però una grafica molto bella. Ecco qui, un'altra, solo qualche esempio a campione per farvi capire la cura che ci si metteva in questo materiale che poi tutto sommato tutti avevano in casa. Ecco ad esempio questi frontespizi classici da ricordi che si trovano di frequente. E poi abbiamo anche ritratti di celebri cantanti messi in prima pagina. Insomma, è una galleria fotografica praticamente, non voglio tediarvi, ma forse in questo caso più che le musiche che di per sé testimoniano della musichetta, sono tutte canzoncine un po' utilizzate, no, nel ballo degli anni 30, vedete il tango comincia a prendere piede. Non ne ho parlato di queste danze americane, ho ridotto tutto ai tre classici che diventeranno poi quelli del ballo liscio nelle vecchie riviste per mandolino, ma abbiamo in particolare di Sartori e di altri compositori a che fare anche con musiche provenienti dalle Americhe. Allora, questi spartiti e queste riviste, come ho detto l'altra volta, le trovo principalmente in mercatini dell'usato o librerie d'antiquariato. A volte compro online, ma ripeto, l'ho fatto un paio di volte, non di più perché online i prezzi sono alle volte inaccessibili e veramente troppo cari. Da un certo punto di vista, giustamente, sono materiali storici, ma detta come va detta, uno non può spendere continuamente un mucchio di soldi. Questi sono praticamente cose che provengono da cantine svuotate. Cosa interessante è che con pochi
Poi l'emigrazione da sud a nord, io trovo molto spesso, questa ad esempio era sicuramente di una pianista napoletana. Posso dirlo con certezza perché dentro ci sono i timbri delle edicole di Napoli, sono tutte alcune firmate da questa concettina e contengono anche un sacco di riviste edite a Napoli o di musica napoletana. Guardate questa grafica futurista, un po' alla De Pero, Fortunato. Vabbè, adesso non voglio perdermi troppo nelle immagini, comunque c'è veramente da perdersi. E ci sono anche cose simpaticissime. Questo, ad esempio, che suona un banjo, o una specie di mandolino mal disegnato. E ancora qui, insomma, ci fermiamo. Queste, dicevo, sono tutte musiche per canto e pianoforte o per pianoforte solo. E all'interno di questa raccolta ho trovato altri documenti fondamentali, prima di passare ai manoscritti che voglio farvi vedere perché ci tengo tantissimo. Periodici napoletani, per questo dicevo sicuramente era di area napoletana, che contenevano musica. Cioè, questa è una pagina strappata da un quotidiano, un settimanale, sinceramente non lo so, non ho, il Mattino Illustrato, probabilmente quasi un quotidiano, dove la pagina veniva strappata, sciancata dal totale e viene praticamente collezionata la musica che viene edita, musica di consumo. Ce ne ho un'altra ventina di questi fogli di questa musica. Notare la pubblicità, ma la cosa che a me ha sorpreso tantissimo, veramente tanto, è che ci sono delle foto all'interno. Fotografie d'epoca, anni 30. Di propaganda politica, per cui potete immaginarvi naturalmente di che cosa si sta parlando. Fotografie di guerra. Ok, con uno che precipita dall'aereo con la svastica sopra. Che precipita e queste fotografie di propaganda dell'epoca che fanno ridere oggi, cioè meglio, proviamo a riderci sopra. Vedete il simpatico Adolf con il suo baffetto e in questa foto che fa vedere il capo dei nazionalsocialisti tedeschi a colloquio con il presidente Hindenburg. La folla sosta in attesa di conoscere i risultati. Qua c'è una che ci mostra perfettamente come passare il nostro tempo in quarantena, bevendo vino. Insomma, non solo musiche, ma ci sono anche cose interessanti. Qua pubblicità sui dischi di Natale che venivano venduti. E quindi ringraziamo questa concettina, il cognome sinceramente non riesco a leggerlo dalla sua firma. Qua ci sono vedete, scene di adunate militari, insomma, è simpatico vedere che un tempo dentro i quotidiani o comunque ai periodici usciva anche della musica a stampa. Bene, dopo questo preambolo su che cosa conteneva questo faldone che ho preso, vi mostro. Che cosa c'era insieme a questi periodici, a queste riviste? C'erano questi due book volanti mal ridotti che io ho accuratamente preservato e abbiamo qui un manoscritto molto simpatico, 1926. Alla gentil signora, io credo sia Luppino Concettina, ma non ci giurerei perché è scritto in un corsivo appunto degli anni 20. Nella ricorrenza del suo onomastico, in segno d'affetto e grande stima, offro e dedico queste poche note mie, direi, sul titolo Sempre felice. Francamente faccio fatica a leggere il nome del compositore. Eufemia d'Appassionata, può darsi, dodicesimo anno fascista 1926. No, scusate, 1926 e dodicesimo mese dell'anno, scusate.
Non confermo che non leggo il compositore, comunque un valzerino per pianoforte. Valzerino per pianoforte dedicato, inedito, chissà quante volte è stato suonato, una, forse due, forse gli è piaciuto molto a Concettina. Abbiamo ancora lo stesso maestro Luca Rocco, quindi forse qua si legge meglio, del 27. E un altro manoscritto per pianoforte, anche questo non vi sto a leggere cosa c'è scritto, comunque di fatto è in due quarti, suona un po' come una polca, manca in realtà una parte di basso per cui non sappiamo esattamente che cosa fosse. Vi faccio vedere l'interno per curiosità, anche questo in carta molto bella, manoscritto a penna. Ma cosa fondamentale, cioè in tutto quel faldone di fogli e fogli dove il mandolino non compare, io trovo anche un cartoncino volante di questo tipo che contiene rondine, qui, refrain che ho controllato è presente nelle canzoni che ci sono, e probabilmente un tango, è una canzone tango con refrain e le parole. Ma abbiamo anche dall'altra parte rondine tango. Con scritto canto e dice puntini puntini della serie se bisogna starci dietro, ma appuntato in alto a destra mandolino. Quindi è un piccolissimo piccolissimo esempio del fatto che cosa? Di tutte queste musiche è pervenuto questo fogliettino che forse si è dimenticato il mandolinista che suonava con lei, me lo sto inventando questo, ma per darvi un'idea. All'interno di uno di quei fogli e nel faldone è arrivato, o forse che ne so, lei se lo è appuntato e poi non è mai arrivato a destinazione. Comunque, questa trascrizione per mandolino della melodia di una pubblicazione che è contenuta in quelle canzoni ci conferma ancora una volta il fatto che evidentemente la musica, anche se non era scritta per mandolino, naturalmente poteva venire suonata al mandolino. E questo lo dico a conferma, che le trascrizioni non sempre sono una follia, non lo sono quando si fa filologia barocca, figuriamoci quando si tratta di musica del Novecento. Qui abbiamo un foglio tarlato, tarulito, come si potrebbe dire, Serenata a Napoli, che viene sempre da quel faldone, però qui abbiamo la parte scritta in chiave di basso, quindi andiamo, vai a capire. Cosa diavolo c'era nella mente di colui che ha fatto questa trascrizione? Tra l'altro una trascrizione becera, senza il tempo in chiave, tre bemolle, non si capisce il tempo, non ci sono le righe della battuta, cioè questo scriveva musica come gli veniva, ma disegnava in maniera carina perché vedete, alla fine del brano di questa Serenata a Napoli ha messo un volto di donna disegnato a matita. Queste cose sono particolari, commoventi. Ora, proseguiamo questo viaggio all'interno dei manoscritti. Vi faccio vedere un altro manoscritto di questo tipo. E ci sono due trascrizioncine, di canzoni, delle quali questa volta io però non ho l'originale, perché questo è stato trovato in un altro faldone, poi vi farò vedere che cosa c'era. Appartenute sicuramente a un mandolinista del quale dopo forse riuscirò anche a dirvi il nome. Sono trascrizioni, anche queste, fatte da parti per mandolino e altri strumenti, violino e altri strumenti, o forse solo pianoforte, canto e pianoforte, come in questo caso. Uno spartito manoscritto, e anche all'interno c'è un brano, e l'altro lo stava iniziando, poi forse ha pensato che non gli sarebbe più servito. Perché dico sono per mandolino? Beh, se fossero per canto, o forse sono per violino, ma dico mandolino per certo perché erano insieme un faldone con della musica da mandolino. Ma ce lo conferma una cosa. Allora, sulla monodia siamo sicuri, che potrebbe essere qualsiasi cosa. Potrebbe anche essere un piffero da scuola media, un flauto dolce. Ma attenzione perché qua c'è un particolare che ci svela qualcosa. Ce lo svela questo finale. Questo finale è scritto in maniera tale che possa essere eseguito polifonicamente al mandolino.
E questo ci dice quindi che arrivati al finale alla coda, che non è cantata, vedete, e a un certo punto abbiamo delle tipiche impostazioni da mandolino polifonico, compreso l'accordo finale di Sol, che è scritto come da manuale, diciamo. Quindi questo era sicuramente ad uso di un mandolinista che poteva suonare all'unisono con il canto, come poteva non farlo. Ecco, insieme a questo ho trovato una rarità assoluta, di cui qua faccio un'anteprima e faccio un appello. Questo è un manoscritto. Nel retro, parto dal retro perché è la cosa meno interessante, c'è un pezzettino per pianoforte, guardate com'è consunta la pagina musicale. Nel retro, letto come manga, c'è l'appuntino di un valzerino per pianoforte. Ok? Niente di che, un valzerino molto semplice, da capo a coda e poi mette il finale di qua e lo finisce a matita. Ma rigirando e andando dove c'è scritto l'intestazione, vi leggo cosa c'è scritto. A Deodato Berti. Ora, questo Deodato Berti è di Modena, lo scrive qua sotto. Per favore, se qualcuno conosceva e aveva in famiglia Deodato Berti, mi dica qualcosa. Voglio sapere qualcosa di più di questo A Deodato Berti. Composizioni scelte per mandolino e chitarra. Ce n'è una sola, quindi composizione al plurale non funziona. Datato 1917. Ok, siamo abbastanza indietro, siamo 100 anni fa, grosso modo. Bella scritta anche in prima pagina, composizioni scelte per mandolino e chitarra. Fortunino Fortunello, questo Diodato Berti ci scrive una notte d'aprile serenata, mandolino e chitarra. Commovente trovarsi tra le mani una musica di questo tipo, semplicissima, si legge a prima vista, sia per il mandolino che per la chitarra, semplice, commovente, in 3 pagine c'è questa musica di A Deodato Berti, con il finale, vedete, con una bella strisciolina, e poi l'autografo 1917. Hai ragione Paolo, potrei chiedere qualcosa a Pier Giorgio, magari prossima telefonata sentiamo se sa qualcosa di questo A Deodato Berti. Questo perché succede? Perché evidentemente quando si svuotano le cantine, diciamolo pure, qualcuno disinteressato e che non gli interessano queste cose porta il faldone nel mercatino dell'usato. In mezzo a questa roba io ci ho trovato anche musica per mandolino e poi c'erano questi manoscritti che sono una traccia incredibile, incredibile di storia del patrimonio musicale. Volevo dire un paio di cose sui manoscritti ancora. Nel fondo, dedicato appunto a Pier Giorgio Pecorari, che ci ha donato un sacco di materiale, sono presenti anche lì dei manoscritti. Purtroppo i manoscritti sono sempre pochi, come accade per le pubblicazioni, quelle mainstream, che siccome ce ne sono talmente tante, non valgono una cippa, come gli armoni, per intenderci, per cui a un certo punto vengono buttati via. Non sono di interesse, non vengono conservati, vengono usati per dar fuoco al camino. A Deodato, Giulia, A Deodato, A Deodato Berti. Beh, lo vedrai il contrario, comunque A Deodato Berti. Sì. Queste musiche che venivano poi usate sopravvivono raramente, cioè se pensate anche voi che magari vi appuntate una musica sul pentagramma, figurati quanto dura, si perde nei meandri dei cassetti e chissà mai che fine fa. A volte qualcosa rimane se viene messo dentro le riviste e poi hanno un loro ciclo. È commovente ritrovarle perché sono pezzi di storia, pezzi di storia non solo dell'individuo ma della musica in generale. E di questi manoscritti ne esistono anche raccolte bellissime, interessanti. Faccio un esempio, è stata di recente pubblicata da Calicanto, penso, Ensemble Calicanto della zona del Veneto, non ricordo di preciso la città, perché è stato trovato un manoscritto di musiche primi Novecento, ballabili antichi per violino mandolino. E ci sono delle cose interessanti, cioè hanno trovato manoscritti così, una raccolta, e ne hanno fatto una piccola edizione critica.
Ne abbiamo anche noi uno nel fondo Pecorari che contiene naturalmente tantissime trascrizioni di temi d'opera per mandolino, c'è scritto, che avevano le stesse funzioni di quanto abbiamo parlato adesso. E poi ci sono dei ballabili, tra cui ballabili di Ludovico Selmi, che è stato il maestro di Primo Silvestri. È solo data la parte del primo mandolino, la parte di chitarra non c'è. E questo apre un'altra finestra, attenzione. Come anche in alcune riviste, ci sono dei brani scritti per mandolino solo. Che cosa diavolo significa? Allora, io ultimamente ne sto suonando tanti, mi sto facendo un'idea. La parte per mandolino è data, ma questa roba non si è mai suonata per mandolino solo pubblicamente, credo, oppure lo si faceva in rarissimi casi. Molto più probabile è che fosse dato per scontato l'accompagnamento. Attenzione, per fare questa cosa di ricostruzione servono un minimo di competenze di armonia, di struttura formale, non solo diciamo classica e generale, ma anche avere un po' di confidenza con quelli che sono i giri di basso popolari tipici, che poi noi abbiamo anche nella musica da liscio, ad esempio, di cui abbiamo già parlato vagamente della parentela. Cioè, come funzionava? Ad orecchio, chi accompagnava il valzer, la mazurka, la polka, alla fine il giro, data la tonalità, era più o meno sempre quello, o poteva avere poche varianti che a una seconda letta potevano essere memorizzate. Non c'era nessun bisogno di scrivere una parte per chitarra, perché in un accompagnamento alla buona non è importante, non c'era neanche bisogno di scrivere gli accordi, come si fa ad esempio oggi in alcuni casi. E questa è un'operazione che io sto cercando di fare con Francesco, il quale ha imparato a suonare la chitarra alla buona. E stiamo facendo questa cosa, cioè per provare un po' a ricostruire quello che potrebbe essere un po' la sonorità dell'epoca. E di questa cosa ne dà testimonianza un oggetto come questo. Metodi, vedete qua vengono editi tantissimi metodi e sono mandolino parte 2, 3, piffero carina, mandolino lombardo a 6 corde di Maurri, edizione Maurri di Firenze. Metodo pratico per chitarra, armonica 1 a 2 tastiere e anche metodo per chitarra con dimostrazione degli accordi. Ora, che cosa significa questa roba? Cioè, è un metodo per modo di dire, un prontuario che ti dice in due pagine dove sono le note sulla chitarra e poi come mettere giù le dita, banalmente, per ogni tonalità e ti dà questi sei accordi che ti possono servire, il primo grado, il sesto grado, i gradi di cadenza, quarto e quinto, e poi la risoluzione, cioè il La, il Mi minore, il Re minore, il Fa, il Sol e il Do, fine della tonalità di Do. Non ci sono i diminuiti, non ci sono le settime, cioè buttato lì la settima è messa nel Sol come obbligo, perché tanto se c'è un Sol maggiore sia in Do, sicuramente è una settima che risolve. E questo te lo fa per tutte le tonalità. C'è una arrivata a metà di questo, se si impara a fare tutti quegli accordi, ha già finito di fare la sua storia d'accompagnamento. E attenzione, appunti dello studente Secchione, proprio qui, con una lista che ti dice le girate, come si chiama Even. Allora, Do, 2 Re minore, 1 Re minore, Do, poi 2 Mi minore in Re e ti dice i gradi, no? Di come poteva cambiare la modulazione nella struttura armonica. Questo metodino qui apparteneva, attenzione, vista la firma che c'è qua dietro, ad Adeodato Berti, cioè quello del manoscritto di prima per mandolino e chitarra. E c'è scritto anche qui 1916 a Deodato Berti. Interessantissima questa cosa. Quindi manoscritti fondamentali per la storia degli strumenti. Ancora due cose, poi ci rivediamo la prossima settimana. Ancora stampa italiana. Qui siamo in una musica edita a Bologna. Per vedere un po' l'evoluzione della musica da ballo di cui abbiamo parlato poco tempo fa, abbiamo detto polche, mazurche e valzer, serenate talvolta, e marce da carattere un po' nazionale patriottico, ma poi a un certo punto arrivano le danze americane,
Foxtrot, One Step, Tango, grosso modo sono queste, Two Step Ragtime, eccetera, insomma, cosa interessante, interessantissima. Abbiamo questa cartolinetta volante con qualche paginetta interna. Sono, vedete, danze moderne con i due che ballano. ‑1919 la data di questa composizione. Cocktail, danza dei faraboni di Moletti, sono tutte danze di Moletti. Queste qua sono proprio danze da, cioè me le appoggio sul pianoforte e tengo banco la serata. Poi guardate, Tip Top Foxtrot, Once More Foxtrot, La Virtuose, One Step, Lady of my heart, donna del mio cuore, ragtime, e Love Step, un valse langoureuse con teoria in it e fretted, non so, saprei dire cosa voglio dire, con teoria. Boh. E poi la cosa divertente è che alla fine di questo libro di danze moderne troviamo una furlana italiana che in realtà è un ballo staccato praticamente del repertorio antico preliscio, per cui moderne, poi ci mettiamo una furlana, non si sa mai. E sì, un pochino suona anche il pianoforte, Alessandro, sì, un pochino sì, ma non sono un bravo pianista perché leggo male la musica per pianoforte, perché non mi sono mai dedicato a mettere la lettura nelle dita del pianoforte. Però mi piace suonarlo, con gli accordi, sì, tranquillamente, mi piace molto improvvisarci sopra. E anche qui abbiamo un catalogo delle musiche più in voga all'epoca, sia da un lato che dall'altro. E quindi possiamo farci un'idea, ma i nomi sono sempre quelli che ritornano. Parlavamo di trascrizioni e di opera, adesso andiamo un attimo sul repertorio vocale. E vi faccio vedere questa bellissima pubblicazione, sempre Forlivesi, originale, Giuseppe Verdi, d'altronde è il nome. Abbiamo una data, grazie a un timbro che vedete qui. Firenze, Lapini, 10 marzo 1913. Si parlava prima di quelle trascrizioni per mandolino solo, praticamente questa è una raccolta enorme di tutte le romanze più celebri, dalle più celebri opere di Giuseppe Verdi, con scritto proprio mandolino o violino solo. Ok? L'accompagnamento nella musica di Verdi molto spesso è abbastanza facile, si può anche ricostruire ad orecchio, ma in questo caso è proprio scritto. Da quattro opere, La Traviata, Il Trovatore, Rigoletto e Un ballo in maschera, tutte le grandi romanze, arie, duetti, eccetera. Timbro della ditta, questo è stato venduto a Modena in Corso Canalchiaro, per chi fosse di Modena, cartoleria Maletti, già citata la volta scorsa. E questo è un documento interessante. Ultima digressione delle raccolte per pianoforte e non solo, vi faccio vedere uno degli acquisti più recenti, questo mattonazzo di musica per pianoforte, qua c'è l'indice di quello che contiene, musica per pianoforte e violoncello questa volta, ma a riprova del fatto che qui c'è tanta musica, tantissima roba. E a riprova del fatto che quando parliamo di trascrizioni, anche se un pezzo è scritto magari per violoncello e pianoforte, trascritto così, nessuno ci vieta di farne una parte per violino, è una cosa che rispecchia perfettamente la prassi esecutiva fino a 800 inizio 900. Qua c'è della carta straordinaria di quella Fabriano che adesso costa un occhio della testa, no? Con le venature in controluce. E poi qua cominciano, questa è stata comprata a Bologna, via Farini, gabinetto musicale, c'è il timbro.
Interessantissimo vedere anche i timbri. Allora, sono tutte composizioni per violoncello e pianoforte e voi direte: e che ci azzecca? Assolutamente niente. Ma di per sé niente, nel senso che sono musiche per violoncello e pianoforte di stampa varia, che poi vedremo la prossima volta, principalmente italiana, danno un po' l'idea della musica che si suonava. Ci sono anche cose tipicamente franco-tedesche, con queste impaginazioni che siamo abituati a vedere, ad esempio, per Beethoven. Ma la cosa che mi interessa è innanzitutto la parte finale, che è solo per pianoforte. La parte finale è solo per pianoforte e ci sono riduzioni dalla Traviata di Verdi, per restare in tema con quello che abbiamo visto prima. Quello che è interessante è che evidentemente, seppure è solo per pianoforte, questo apparteneva a qualcuno che suonava il violoncello. Non c'era, o comunque un pianista che suonava con un violoncellista. Per cui le scelte sono due. Se c'è anche la parte per violoncello, cosa che sembra essere scritta qua, per cui io propendo per questa scelta, il libro del violoncellista è da qualche altra parte, probabilmente già evaporato in un camino. Perché qua non è data parte per violoncello, solo per pianoforte, quindi probabilmente questo era appartenuto al pianista. O altrimenti era del violoncellista che suonava la parte più alta, ma guardando il fatto che tutta la parte finale è piena di musiche di Verdi senza la parte per violoncello, io propenderei per dire che probabilmente questo faldone è appartenuto. Sì, Giuseppe Verdi, sì. Assolutamente sì, Alessandro. Qua edizioni anche un pochino moderne, ma la cosa che mi premeva farvi vedere in mezzo a tutta questa roba per violoncello e pianoforte, troviamo naturalmente ogni tanto qualche quarta di copertina con i nostri cataloghi tematici, se ci interessasse sapere qualcosa di edito all'epoca. Ma attenzione, come accade, dentro un faldone enorme c'è sempre qualcosa di interessante. E naturalmente l'ho trovato qua dentro. Copertina, Bellenghi, chi ha mai visto riviste per mandolino o le frequenta, Bellenghi è un compositore per mandolino. Di questo non ci sorprende e ce ne frega niente, ma Edizioni Forlivesi, qua sotto vi leggo cosa c'è scritto, come quelle famose riviste, no? O pubblicazioni che si potevano comprare per pianoforte, pianoforte e violino, mandolino e chitarra, mandolino, eccetera, qui ci sono diverse possibilità d'acquisto. Violino e pianoforte. Mandolino e pianoforte, viola e pianoforte, addirittura mandola e pianoforte, violoncello e pianoforte. Quindi qua è segnato violoncello e pianoforte. Peccato che per nostra fortuna all'interno la parte non sia per violoncello e pianoforte, ma sia per mandolino o violino e pianoforte. Lo vedete qui. Ora, di questa musica ve ne farò vedere tantissima, interessantissima, e perché segna quella transizione, quello spazio di confine che c'è tra il mondo degli archi e il mondo degli strumenti a plettro, in particolare nel repertorio da salotto, fine 800, inizio 900, e che è di nostro interesse per capire un po' come funzionava. Qui semplicemente vi posso dire per certo che si prende la parte per violoncello, si traspone in chiave di violino. Bello fatto, ok? Idem per quanto riguarda la viola, la si sarebbe trascritta sotto, la mandola probabilmente violino ottavizzato, eccetera, eccetera. Qui abbiamo un catalogo tematico interessante perché è diviso per tutte le tipologie di strumenti e composizioni di strumenti e riusciamo a vedere che, cioè riesco a vedere io, non posso farvelo vedere, comunque metà di questa pagina è occupata da pubblicazioni per mandolino e altri strumenti, mandolino e pianoforte, Bellenghi tantissima roba e altri nomi mai sentiti, Pirani, Rossi, Mori, mandolino o violino e chitarra, anche qui Bellenghi eccetera, due mandolini e pianoforte, cioè sono le stesse musiche riproposte per vari ensemble, tra cui ci sono strumenti naturalmente a corda, a plettro. Poi abbiamo anche mandolino, violino, flauto e pianoforte, e terzetti addirittura, mandolino, violino, flauto e pianoforte, e con altri pezzi di Bellenghi.
Mandolino, violino, flauto e chitarra, che è una riproposizione. Mandolin, due mandolini, mandoli e pianoforte, profumi orientali, valzer brillante. Insomma, ci rende conto che questa musica, in realtà, che noi magari potevamo trovare sulle riviste prima e dopo ritroviamo in queste pubblicazioni, non nasceva con l'idea, insomma, di essere, in questi casi, siamo già più avanti un pochino delle riviste, per essere pensata solo per quegli strumenti. Nasceva come musica e poi si dipanava in tutte le direzioni. Abbiamo parlato di cartolina l'altra volta e vi lascio. E vi do la buonanotte o la buona serata con questa piccola chicca di cartoline che vi mostro. Questa roba recentissima degli anni 80, 1980 puntuale. Abbiamo parlato molto di Napoli, vediamo queste cartoline. Abbiamo parlato di quella di Silvestri da Modena. Una parte di repertorio che non è repertorio, ma è comunque storia interessantissima, sono queste cartoline di aria napoletana degli anni 80, così facciamo anche un balzo nel recente, che vedono una piccolissima illustrazione a colori, molto deliziosa, carina, e la musica di cui c'è il titolo qui, la parte del canto, molto simpatica. Molto simpatica perché è una riduzione di tutte le melodie. Che ci sono, abbiamo Voglio Scisca, Serenata del Rose, vi faccio vedere anche questa, deliziosa, Tiemb Felice, Magolate, Don Saverio, con le illustrazioni a tema, cioè no, Furturella, Furturella, sì. Poi abbiamo La Riula. Ma la cosa interessante, adesso voi non lo potete notare, in ognuna di queste qui accanto, vedete, c'è scritto mandolino. Mandolino, quindi interessantissima. Questa bellissima illustrazione, Fenestra che lucive, bellissima con il lungomare di Napoli che si vede molto bene e l'ultima è Carmè. No, questo è stato uno dei pochi acquisti che ho fatto su internet e ho trovato questa piccola offerta e purtroppo faccio quello che posso con il napoletano, non potete chiedermi anche la pronuncia perfetta napoletana. E, con questa raccolta sì, è stato un acquisto su internet. Allora, cosa importante, grazie Giampaolo per la domanda. Parla delle studentine. Noi, quando si poteva ancora vivere, avevamo in associazione nella scuola di musica, dirigevo questa orchestrina di studenti che si chiamava Studentina, Mutine Plectri, nome classico. E facevamo musica originale, presa dalle riviste, eccetera. C'erano diversi mandolinisti, Giampaolo suonava la mandola, suona anche con me in orchestra, e poi chitarre, eccetera. Insomma, dai 10 agli 80 prendevamo chiunque volesse suonare, per cui la speranza è di riprendere al più presto, naturalmente. Non ho qui all'interno molte cose per ensemble, cioè qualcosa dalle riviste. Diversamente bisognerebbe farne una trascrizione. Esatto, anche Marco, un altro grande membro della Mutine Plectri e delle Studentina, oltre che grande amico come Giampaolo, sia all'Elemea al Mudnese, c'è Carmei di Mandi in Mudnese che in napoletan. Però, insomma, guardiamo se c'è qualcosa. La maggior parte di questa musica c'è qualcosa delle riviste che avevo fatto vedere che si potrebbe suonare, non è musica straordinaria, ma qualcosa di interessante c'è. E niente, altrimenti abbiamo tutto il fondo in associazione. Vi ringrazio per l'attenzione, siete stati numerosi e sono stato molto contento. Come sempre, se volete riascoltarla,
questa chiacchierata, perché non la chiamerei conferenza, la chiamerei chiacchierata, la potrete ritrovare su YouTube. Saluto anche Jacopo che si è connesso adesso. Quindi se adesso, prima di andare a letto, dovrei riuscire a caricarla. In maniera tale che la vedrete anche alla dritta, perché voi mi vedete sempre speculare. La prossima settimana, martedì e giovedì come questa, finirò questo discorso che sto tirando tantissimo per le lunghe nel mostrarvi il materiale. Se avrete qualche domanda, curiosità, potete tranquillamente scrivermi, dovunque sia qui che su YouTube, per mail, leggo tutto sul sito, fate come vi pare, insomma, e cercherò di rispondere, domande, curiosità e cose varie. La prossima volta sarà dedicata alla stampa estera, per cui vedremo, grazie Filippo, vedremo delle stampe francesi e vi racconterò ancora di più di questa prassi da salotto da concerto e del mandolino accompagnato con il pianoforte. E vedrete delle raccolte molto belle, io ritengo molto preziose, con anche musica interessante. Arriveremo anche a parlare della stampa americana, della quale non ho purtroppo esemplari perché sono praticamente irreperibili, ma ho qualcosa di molto interessante da farvi vedere. Qualcosa di stampa tedesca e l'ultima puntata la terrò per trarre un po' le conclusioni, tirare le fila del discorso, vedere se ci sono cose che ho lasciato indietro e perdermi un attimino anche su divagazioni varie che mi sto appuntando piano piano. Tireremo le somme, fatevi venire delle domande. Grazie per l'attenzione e ci vediamo martedì prossimo. Buonanotte a tutti o buon pomeriggio o non so quando guarderete questo video. E sì, è online. Allora, il sito è complicato, credo si chiami, in realtà abbia un nome italiano, Vinaccia, come il liutaio, ma per avere accesso bisogna richiedere personalmente per mail una password e un nickname con la quale si può accedere al fondo di persona, per cui si fa richiesta di questa cosa e si può accedere a tutto il fondo. Magari ti mando in chat il sito. C'è una mail alla quale puoi scrivere per ottenere le tue credenziali. Con quelle puoi entrare, scaricare e visionare tutta la musica. C'è la malora dentro, la malora, sì. Non è completo, non c'è tutto, ma c'è tantissima roba. Buonanotte a tutti, buonanotte Andrea, a presto.